domande da fare, domande su punti circoscritti sui quali però sono stati versati in generale fiumi d'inchiostro, soprattutto dai filosofi, ma penso anche dai giuristi, e infatti riguardano soprattutto il nesso di causalità e la nozione di responsabilità, cose vaghissime, temo, ma che sono anche trattate in due capitoli specifici di questo libro che ho trovato molto interessanti. Vorrei dire due cose da filosofa, giusto per far capire le mie curiosità, sulla causalità. La causalità è una nozione che usiamo tutti con molta facilità e disinvoltura. Se urtiamo contro uno spigolo e ci ritroviamo un livido, diciamo che l'urto ha causato il livido e non ci sono particolari problemi. Lo diciamo in forza di una nostra conoscenza di, potremmo dire, leggi di natura, ma di regolarità note, quali quella, sempre detto in linguaggio ordinario, che gli urti producono lividi o causano lividi. Le cose sono un po' più complicate quando questa regolarità è probabilistica, diventa difficile dimostrare che l'esposizione a una certa sostanza è dovuta al fatto che una